Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Angelo De Donatis. Prossimo, ama il prossimo tuo, così Gesù risponde al dottore della legge che per metterlo alla prova gli aveva chiesto quale fosse nella legge il più grande comandamento. Tutta la legge e i profeti dipendono da un solo grande comandamento: amare Dio con tutto se stesso e amare il prossimo come se stesso. Nell'Antico Testamento il prossimo è il compagno, il vicino, l'amico, le persone con cui ci si relaziona, ma anche le persone bisognose di aiuto, gli orfani, le vedove, i forestieri. Nel Levitico è scritto: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Ancora nel libro dell'Esodo, quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti accanto a lui e aiutalo. Non opprimerai il forestiero. Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. E ancora nel libro dei Proverbi: non dire al tuo prossimo: va, ripassa, te lo darò domani, se tu hai ciò che chiede. Certamente il prossimo da amare, di cui prendersi cura, è circoscritto nell'Antico Testamento ai figli del tuo popolo, ma alcuni esegeti rintracciano proprio nel brano del Levitico già citato un'estensione del comandamento dell'amore che sarà portata a compimento da Gesù. Sarà proprio Gesù a chiarire definitivamente il significato e il valore del comandamento nuovo. Al dottore della legge, che in modo tendenzioso gli chiede chi è il mio prossimo, Gesù nel Vangelo di Luca risponde con la parabola del buon samaritano. Prossimo è l'altro che incontro, che attraversa la mia strada, che mi interpella, che ha bisogno di una mano che lo aiuti. Il samaritano non rimane indifferente davanti all'uomo sconosciuto e malmenato che incontra sulla sua via. Si ferma, si avvicina, versa olio sulle sue ferite, lo carica sulla sua cavalcatura, lo porta a riparo, si prende cura di lui. Gesù estende il concetto di prossimo, gli conferisce un'accezione universale, senza annullare la concretezza dell'incontro e l'unicità dell'amore per la singola persona. Il fondamento dell'amore verso il prossimo è l'amore di colui che si è fatto prossimo all'uomo caduto e peccatore, fino a svuotare totalmente se stesso, ad assumere la condizione di servo. Avevo fame e mi avete soccorso, ma quando, Signore? Non lo sapevamo. Non bisogna saperlo, non bisogna soccorrere il prossimo per il Cristo, ma mediante il Cristo. Volere che l'io scompaia in modo tale che il Cristo, per l'intermediario della nostra anima e del nostro corpo, soccorra il prossimo. Essere lo schiavo che il Signore manda a soccorrere un infelice, il suo schiavo. Non andare verso il prossimo per Dio, ma essere spinto da Dio verso il prossimo, come la freccia che è spinta dall'arciere verso il bersaglio.